blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Amigo, benvenuto in questo nuovo drum tutorial dove ti insegnerò a suonare nota per nota How You Remind Me dei Nickelback. Questo è un brano del 2001, fa parte di un disco di grandissimo successo che si chiama Silver Side Up e il batterista di questo brano originale è Ryan Wickedahl, che è stato poi sostituito qualche anno dopo da Daniel Adair, grande batterista canadese che è tuttora nei Nickelback. Prima di tutto andiamo a vedere la configurazione dello strumento. In questo brano ho montato anche il ride, ma è lì un po' come soprammobile. Quando faccio questi tutorial cerco di montare il setup che serve, non più di quello che serve. Quindi ho due crash, uno bello grande per accompagnare, perché lo useremo spesso, e ho due rullanti. Un rullante accordato, è piccolo, questo è un 12x6, accordato abbastanza tirato, e questo è un 6,5 accordato invece abbastanza molle. Non ci sono trigger, te lo dico già perché a volte me lo chiedono. Questi sono i suoni dei due rullanti per farti capire la differenza timbrica prima di addentrarci proprio nell'esecuzione del brano. Il piccolo. E quello centrale. Naturalmente non è indispensabile
che usi per forza due rullanti, però per dovere di cronaca il brano è stato registrato così. Qualcuno mi chiede pelli, che pelli uso, che accordatura uso, tutta roba molto standard, uso delle Ambassador sui rullanti, delle Emperor sui tom e una Power Stroke 3 sulla cassa sabbiata, tutto sabbiato, anche sotto le risonanti dei tom sono delle Ambassador sabbiate. Andiamo ora ad analizzare le varie sezioni, in particolare il primissimo fill. Quando mi dicono Dado voglio imparare a fare How You Remind Me, io la prima cosa che gli dico è sai fare il rullo a 6? Perché il rullo a 6? Perché il primissimo fill è un rudimento. Questo è il rullo a 6, ta 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 ta, fatto con due colpi doppi con la mano destra e due colpi doppi con la sinistra. Ok? Sentiamolo un attimino. Siamo all'80% del tempo originale. Il tempo originale è 86, quindi lo facciamo molto più lento per capire bene la notazione. Ok? Chiaramente per poterlo fare a 86 bpm è necessario conoscere la tecnica del colpo doppio. Perché potrei farlo anche con i colpi singoli, cioè... Però mi sembra proprio... suona diverso, mi sembra proprio che sia fatto col colpo doppio. Andiamo ora fino al primo ritornello, quindi facciamo tutto il pre-ritornello, poi andremo sul rullante principale e poi ti spiego il fill. Andiamo. Ok, attenzione a questa cosa. Abbiamo cambiato rullante nel fill, che è semplice, che introduce il ritornello. Attenzione alla chiusura del Charleston, perché fa... Hai sentito? Quindi la chiusura non è casuale, ma è proprio in quella posizione. Facciamo tutto il primo ritornello fino alla seconda strofa, poi analizziamo il fill. Attenzione perché siamo col Charlie semiaperto, ma semiaperto, non risparmiarti, lui lo suona veramente molto pesante e poi nella seconda parte del ritornello accompagneremo sul crash. Parto due battute prima. Ok, un paio di cose di questo ritornello. In mezzo c'è questo stoppato, boom, ah, been wrong, pa, pa, dove io stoppo il piatto, ti faccio sentire di cosa parliamo. Ok, io lo sento così. Può darsi, ma dico può darsi che sia stato sovrainciso dopo un flam, quindi sarebbe... Che però io non riesco a fare con una mano, quindi mi sembra di sentirlo, ma sicuramente è stato sovrainciso. Non riesci a farlo in un colpo solo con la mano, a meno che non sei Superman, no? Quindi per me, se io lo dovessi suonare live, lo suonerei. Poi ci sono un paio di fill. Il primo è interessante perché non ci sono i tom, però lo considero un fill, anche se è solamente la cassa a muoversi, perché l'idea che vuole dare è proprio quella di un fill, quindi sentiamo. Ok, quindi sarebbe... È un groove, ma io lo considero un fill. Puoi notare anche che dopo questo fill ho messo il crash in un'altra posizione, l'ho messo più in alto, perché
ho cercato in questo pezzo di evidenziare per quanto possibile dove suona il crash d'accompagnamento e dove invece suona il crash così in maniera tradizionale. Ovviamente è un dettaglio, però secondo me è interessante perché nel brano si sente proprio quando suona soprattutto i crash a due mani. Andiamo a vedere il secondo fill, che è questo. Bello solido. Tutto suonato abbastanza forte. Andiamo a fare la seconda strofa. C'è una cosa interessante in mezzo, un piccolo dettaglio. Andiamo a farla. Ok, hai fatto caso a questa figura di cassa che c'è in mezzo alla strofa? Te la faccio risentire. Che è una parte obbligata, la fa anche il basso, quindi va fatta assolutamente. Te la faccio risentire. E poi c'è di nuovo il fill finale, esattamente come il precedente. Non risparmiarti quando fai pa 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 bim, deve essere bello solido e possibilmente cercare di suonare i colpi tutti uguali con la stessa intensità. Andiamo a fare il secondo ritornello che è uguale al primo, vedremo solamente i fill come cambiano. C'è una piccola variazione in mezzo prima degli stoppati sul crash a livello di groove, ti faccio sentire di nuovo la figura di cassa e il rullante. E poi c'è il fill, questo fill tutto in sedicesimi, pa 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 pa. Vediamo come viene orchestrato sul kit. Facciamolo lento, lento. Andiamo avanti dalla fine del ritornello fino all'uscita. Allora, in questa sezione ci sono un paio di cosine. Uno, entrano le ghost in qualche posizione, poca roba. Ci sono, per esempio, in questo caso, puoi vedere i due crash che suonano insieme, sovrapposti. Questa è una caratteristica, secondo me, perché si sente proprio il crash più chiaro che suona su quello di accompagnamento che sembra grosso, scuro. Poi c'è questo fill finale, che è bello, carino. Te lo faccio risentire. Quindi. Dopo la pausa riprendiamo con lo stesso fill dell'intro sul rullantino piccolo. Andiamo a fare pre-ritornello, ritornello e mi fermo prima della coda. Andiamo.
Ok, c'è uno stop in mezzo, facile facile, flam. Flam, quindi due note vicine. Senti che armonico, lo senti nel disco? Ho cercato di ricreare il più possibile, di avvicinarmi ai suoni dei loro rullanti, cioè opposti come tensione, tiratissimo, molle, tanto armonico. Wham! Questa è una caratteristica anche dei dischi dei Nickelback. Senti questi rullanti che bam, ti aprono in due la faccia, a me piacciono moltissimo. Quindi niente sordine, niente di niente. C'è un fil carino dopo, andiamo a vederlo. Quindi sarebbe. Facciamolo lento. Quei crash finali. Sempre forte, non ci sono ghost, cioè non è un feel raffinato, è un feel. Ok? Andiamo avanti, facciamo la coda. Ok, ti ho suonato tutta la parte finale, ho dato anche una bella bacchettata sul microfono perché il tom da 10 è troppo piccolo, ci vuole il tom da 12 per fare i Nickelback, 12, 13. Allora, andiamo a vedere la coda, ci sono delle ghost notes in mezzo, le puoi sentire qua ad esempio. Niente di particolare, c'è il fill finale che andiamo a sentire. Quindi sarebbe... Ancora lento. C'è un dettaglio secondo me importante in questo pezzo che va considerato ed è il modo in cui portiamo il Charleston, in particolare il modo in cui portiamo gli accenti. Se fai caso nel pezzo, il Charleston è sempre molto dritto, cioè non c'è un evidente accento ritmico. Per accento ritmico intendo... una nota suonata leggermente più forte dell'altra. Il brano è suonato molto dritto sia nelle sezioni sul rullante piccolo che nei ritornelli. Nei ritornelli è... Questa cosa è importante considerarla perché se suonassi istintivamente potrebbe essere che il mio Charlie potrebbe diventare una cosa di questo tipo. E c'è una bella differenza, te la faccio sentire, tra l'originale e l'appoggio dell'accento ritmico. Senti che è molto più fermo, no? Tra l'altro, se noti, ci sono sotto tamburelli, shaker, nelle strofe. Quindi la sensazione che si vuole dare è... avanti, non di appoggio. Questo è un dettaglio secondo me importante da considerare. Ci siamo! Come hai visto non è un brano particolarmente complicato, ma bisogna fare attenzione ai dettagli. Attenzione al suono, attenzione alla consistenza, attenzione ai feel. I feel sono molto importanti perché è facile suonare il brano, i groove li puoi leggere anche tranquillamente o comunque memorizzare, però i feel è facile sbagliarli. Quindi il mio consiglio è studiati bene prima i feel, poi suonati tutta la canzone dall'inizio alla fine, rallentata e pian piano velocizza.
Questo sistema di studio è quello che io consiglio anche nella mia scuola online, dove in più hai anche un player interattivo che ti permette di fare tutta una serie di cose che su YouTube sono un pochino più complesse, naturalmente, perché puoi rallentare e velocizzare, ma nel player che io utilizzo nei miei corsi puoi addirittura mettere in loop le sezioni, puoi selezionare solo quello che ti interessa, puoi addirittura passare al suono MIDI se vuoi rallentare drasticamente l'esecuzione e velocizzarla a tuo piacere. Insomma, è il modo più pratico per studiare e più veloce, secondo me, per imparare i brani o gli esercizi o quant'altro. Se vuoi dare un'occhiata, guarda il corso Batterista da Zero che trovi su corsi.suonarelabatteria.it. È in corso anche un upgrade dove sto mettendo tutti i video di altri brani con le partiture, quindi insomma, se ti va, dai un'occhiata al programma e alla lista di brani che sono già stati inseriti. Buon divertimento, buona musica, alla prossima, ciao!